Ionosclero è una storia di fragilità e rivincita che non si presuppone di raccontare a chi soffre di sclerosi multipla come conviverci, perché questo chi ne soffre lo sa già benissimo. Però vuole essere un po' una carezza e ricordare che da qualche parte, anche se sembra nascosto, c'è quello che si chiamerebbe il silver linings, quindi il lato argentato anche delle nuvole più scure. In realtà i titoli che mi stanno più a cuore sono quelli delle singole puntate, perché ci ricordano una cosa molto importante, cioè che siamo nel mondo della finzione, come i titoli di libri o film a cui si riferiscono. Però la finzione può essere molto salvifica per chi ci si immerge, come ad esempio il diario di Sara, dove realtà e narrativa si incontrano, è salvifico per lei. Sì, il linguaggio delle web series si presta molto ad affacciarsi su universi più complessi, come ad esempio appunto la sclerosi multipla. È un invito a guardare, quindi non si racconta tutto, però si invita a parlare di un argomento. È giusto e importante che si parli di sclerosi multipla e la nostra web series è un invito a farlo. In Italia spesso le web series sono anticamere di progetti più complessi. Hanno un linguaggio molto interessante perché condensano da un lato la serialità televisiva e dall'altro alleggeriscono il linguaggio narrativo prendendo spunto dal linguaggio del web. Questo aiuta quindi la fruizione anche veloce e distratta di chi appunto naviga il web. Riscuotono molto successo perché centrifugano degli archi narrativi anche molto complessi e lunghi in pochi minuti.